non è Natale ancora, però è Mikulash, come vi accennavo nello scorso vlog. È una sorta di festività ungherese, non so se si festeggia anche in altri paesi, però io fin da bambina l'ho sempre vissuta un po' come un piccolo Natale in anticipo. È usanza farsi qualche piccolo dono, in realtà la sera prima bisognerebbe lucidare gli stivali e poi vedere il giorno dopo che cosa ha portato appunto Mikulash. Ecco perché mi sono vestita in maniera un po' natalizia e festiva. Stamattina poi ho fatto colazione con la mia tazza natalizia di Stitch che adoro follemente e ho anche acceso in anticipo l'albero di Natale perché fra una mezz'oretta chiamerò i miei genitori in videochiamata e preparerò a distanza l'albero di Natale con loro e li assisterò anche nella preparazione delle varie decorazioni della casa. Quindi sono veramente molto molto felice. Adesso volevo truccarmi un po'. Qualcosa veramente di semplice, pensavo di mettere solo il mascara, un mascara eyeliner e il rossetto rosso. Mi piacerebbe anche farmi le unghie rosse, non so se ho proprio lo smalto perfetto, però adesso cercherò e al massimo mentre sono in chiamata con loro mi faccio le unghie. A proposito, invece di regali, quest'anno i miei mi hanno regalato la piastra GHD che sto pian piano utilizzando e provando, non oggi perché ho appena lavato i capelli, preferisco tenermeli buoni così. Da notare quanto sono lisci e sottili i miei capelli appena lavati, non ci ho fatto niente, semplicemente li ho asciugati così velocemente col phon. Mentre il regalo che mi ha fatto mio marito è in ritardo, doveva arrivare tipo il 3 e ieri poi l'hanno messo in consegna, quindi io tutto il giorno sono stata qua ad aspettare, ma niente da fare, arriverà domani, però non sapevo che mi avesse fatto un regalo, pensavo fosse il regalo di Natale quello che doveva arrivare, quindi sono veramente molto molto curiosa e a sto punto non vedo l'ora che sia domani per scartarlo. Volevo farvi vedere anche la crema corpo che ho messo, che metto veramente raramente la crema corpo perché di solito finita la doccia ho veramente troppo freddo. Tra l'altro bello il cartone del Pandoro che si vede lì. Comunque ho usato questo di Bath & Body Works Vanilla Bean Noël che sa appunto un po' di Natale, biscotti. È veramente dolce, vanigliato, però molto festivo, quindi se non lo mettevo oggi, quando? Questo rossetto mi dispiace metterlo soltanto durante questo periodo, è Candy Cane di MAC, ma ho sempre paura di mettere i rossetti rossi. Poi vabbè, quest'anno con i rossetti è andata un po' così per via delle mascherine. Però è un bellissimo colore perché è un po' freddo e secondo me è veramente festivo, però allo stesso tempo su di me sta bene proprio perché è più, mi stanno chiamando i miei, perché è più freddo. Questa settimana si pronuncia essere grigia, uggiosa, piovosa, buia, però ci sono delle piccole gioie, anzi enormi per quanto mi riguarda, perché ieri è arrivato il regalo che mi ha fatto mio marito per Mikulash, che in realtà doveva essere il regalo di Natale, ma ha cambiato idea, quindi io non insisto. Anzi, sono stata felicissima di aprire il suo regalo. Mi ha regalato la nuova palettina di Huda. Dovete sapere che la New Nude io l'avevo regalata a mia sorella l'anno scorso e non capivo tutto l'hype dietro quella palette. Poi, grazie a lei, l'ho usata e ho capito. Me ne sono innamorata talmente tanto che l'ho usata anche il giorno del mio matrimonio. Ma parlando di questa palette nello specifico, guardate quanto è bella! Adoro. A vederla così inizialmente mi sembrava troppo calda, in realtà ho pasticciato un po' ieri e oggi e tipo anche adesso sono truccata con la palette, non so quanto si riesca a vedere, ma amo questi colori. Su di me non sono poi più di tanto caldi, sono abbastanza neutri, leggermente caldi, alcuni sono
proprio freddi, che è il colore che preferisco su di me, ma sono in adorazione soprattutto per gli ombretti luminosi che sono spettacolari, quelli di Huda. È arrivata poi anche una sorpresa da Jeldis. Cambio di location per farvi vedere che cosa mi hanno mandato, ovvero i colluttori, rimessi al contrario, bene. Mi hanno mandato tre gusti diversi. Quello che ho già aperto, perché ero troppo curiosa di provare, è quello alla pesca, ma ce n'è anche un altro licorizia agrumi e un altro alla menta. Vi avevo già fatto vedere in uno scorso vlog il filo interdentale che sto utilizzando e mi piace molto. Questo in particolare in realtà è di mio marito, lo sta usando lui. È al lime e bergamotto, veramente molto particolare, ma in linea generale hanno tutti i gusti, diciamo, sia classici che un po' diversi. E niente, il colluttorio alla pesca sa di tè freddo alla pesca, buonissimo. Sapete che sono un po' in fissa con le pesche, quindi non poteva esserci regalo migliore. Entrando un po' in fissa con questa acconciatura, soprattutto mi è comodo per fare un po' di pratica sui capelli. Comunque è un vibe essere tutta in tiro, truccata, fatti i capelli, accessori, poi essere in pile. Ci sembra che sono in pigiamone. Oggi giornata abbastanza easy, sto leggendo, spero di finire sul raggio di sole. Sto andando avanti anche con la serie di Attica, sono al terzo o quarto volume. Sto aspettando che arrivi il corriere, non per consegnare, ma questa volta per affidargli un pacco da spedire a una mia amica. Quindi spero arrivi presto perché ormai si fa buio. È la prima volta che provo questo servizio, quindi ho anche il terrore che qualcosa stia andando storto, vabbè. Anche oggi mi sono truccata con la nuova palettina, infatti ho messo subito a lavare anche i pennelli, così nei prossimi giorni continuo a sperimentare.